Buongiorno a tutti, cari amici, dal vostro carissimo amico Giacomo Introna. Come state? Oggi vi mostrerò come confezionare il ciliegino siciliano. Ma prima di iniziare il video, se vi è piaciuto, mettete un like, condividete e iscrivetevi al mio canale Giacomo Introna. Eccoli qua, questi sono i ciliegini siciliani. Allora, come voi avete notato, questo è una confezione già pronta per la vendita, che noi compriamo, che anzi che io compro dall'ingrosso. Comunque, per facilitare la vendita si possono confezionare nei cestini pesati sia da mezzo chilo che da chilo. Così è molto più veloce nella vendita e contemporaneamente il prodotto viene scelto meglio, perché come vi dicevo l'altro giorno, nell'altro mio video, quando io compro dall'ingrosso e compro la merce di qualità, come voi state vedendo, non sempre tutto dal sopra il sotto è perfetto, perché dalla raccolta alla vendita passano qualche giorno. Comunque è meglio dare una controllata per evitare che si possono trovare dei pomodorini, ma parlo in generale anche per la frutta e la verdura rovinata, da contagiare gli altri pomodori o altra frutta o altra verdura che vuoi. Ecco, dopo aver spiegato il motivo del confezionamento, ora vi faccio vedere come confezionare. Ora vi farò vedere, questi sono due cestini da 800 grammi e da chilo che io confezionerò. Uno è senza manico e l'altro è col manico. Naturalmente non c'è nessuna differenza, c'è solo la differenza di costo, perché i produttori quando vanno a comprare i cestini per confezionare le pesche per cuochi, albicocche, le prugne, qualsiasi cosa si può confezionare, si può consumare di tutto. Naturalmente c'è la scelta se preferisco prendere con i cestini, naturalmente pagando di più, e senza cestini, senza manico, voglio dire, che pagando di più. Ora vi faccio vedere. Allora, metto qua la cassetta, la metto al lato, così potete vedere meglio il confezionamento. Ok, allora guardate come sono belli questi ciliegini, vengono dalla Sicilia e sono molto buoni, dolci, saporiti, profumati, sembrano appena raccolti, ottimi da mangiare così interi, lavati bene bene. Guardate che bello questo verde. Questo fra qualche giorno, 3-4 giorni, anche qualche giorno in più, diventerà più rosso. Comunque, se voi trovate a casa nei contenitori il ciliegino così verde, basta che lo girate piano piano, per vedere, non strappate mai, ma girate piano piano, o in questo modo o con le forbici, in quest'altro modo, che forse è più semplice. Ecco qua, con le forbici e lo staccate modo. Così lo mettete da parte in un cestino insieme agli altri pomodori, così fra qualche giorno diventerà pronto maturo. E se non diventa maturo, comunque anche un pochino verdino si può usare per l'insalata o mangiarlo. Io spero che il video vi stia piacendo. Iscrivetevi al mio canale Giacomo Introna.
condividete e mettete un like se vi sta piacendo, se vi è piaciuto. Ecco qua, ora vi faccio vedere. Se trovo qualche pomodorino rovinato, allora questo è il primo, naturalmente, che non andremo mai a mettere perché è stato raccolto senza picciolo, è stato lasciato così, così si è formata la macchia verde. Allora negozio, naturalmente il negozio, il cliente vuole sempre il meglio, e noi lo scartiamo, lo mettiamo dopo, non buttiamo, perché naturalmente viene adoperato in un altro modo. Vedete, questo qua ha la cerchietta, naturalmente non va messo nel cestino. Allora che cosa si fa? Si prende, come ho fatto vedere prima, e ci si stacca in questo modo, e si toglie e si mette a parte. Naturalmente questi pomodori che io metto da parte, che sono raschiati, sono un pochino rovinati, si possono utilizzare in famiglia, si possono utilizzare dando a qualche persona bisognosa. Comunque non va mai buttato, va solo buttato quel pomodoro che è proprio marcio e non è più recuperabile. Ecco qua, guardate come sono belli. Naturalmente ci sono sempre quei sfusi, allora quei sfusi li andiamo a mettere sotto. Allora cominciamo. Ecco qua, li mettiamo sotto in questo modo. Faccio vedere bene, mettiamo da parte quello che ho messo. Io spero che il video vi stia piacendo. Naturalmente questo lavoro, come mi ripeto, lo faccio da 30 anni e niente, qua ci vuole l'esperienza, ci vuole la pazienza, ci vuole molta pazienza in questo lavoro, perché essendo un lavoro che la merce deperisce e ogni giorno bisogna controllarla, bisogna preparare il banco, bisogna preparare la scapolatura, è impegnativo. Comunque lo sto mostrando piano piano come preparare un cestino in questo modo. Ora arriviamo quasi alla fine. Bellissimo. Possiamo tagliare i ramettini, così lo mettiamo di lato. Queste le buone. Ecco. Allora, questo è il cestino pronto per la vendita. Guardate quanto è bello. E ora vi mostrerò il cestino senza manico. Naturalmente non cambia niente, comunque lo faccio vedere lo stesso. I pomodori si possono mettere così o così al contrario. La cosa importante è che non sono rovinati. Naturalmente il peso di questo cestino equivale a 900, 1 kg, massimo 1,1 kg. Così quando vengono i clienti, dici: mi dai 1 kg di ciliegine? Tenga signora, subito pronto. Il lavoro è più veloce e la cliente se ne va presto. E quando vengono i clienti vanno sempre di fretta, perché escono da lavoro, devono preparare, devono cucinare, hanno i figli e bisogna accontentarli sempre. Guardate, sono belli. Questi sono i ciliegini siciliani, famosi in tutto il mondo. E questo è un ciliegio, un cestino. Guardate, sono belli. Questo naturalmente è più grande, peserà di più, 1,2 kg. E questo è il ciliegino con il manico. Ecco qua. Io con questo ho finito. Domani è giorno di riposo, è festa.
è la festa di tutti i santi, la mia attività resterà chiusa. Io spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi numerosi al mio canale, mettete un like se vi è piaciuto il video, condividete, e che dire, vi voglio tanto bene. Ora si avvicina l'inverno e dobbiamo andare avanti. Io sono Giacomo Introna e vi auguro una buona giornata a tutti e una buona festa. Arrivederci e a presto col mio prossimo video. Ciao ciao dal vostro caro amico Giacomo Introna, ciliegino siciliano.